child. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sakes. So you better watch out. You better not cry. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Tin horns and little toy drums, Rudy toot toots and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town. The kids and girl and boy land will have a jubilee. He's gonna build a toy land all around the Christmas tree. So you better not pout, better not shout, better not cry, better not sigh, telling you why. You better not pout, better not shout. Riccardo, cos'è il Natale per te? Allora, il Natale per me è quel momento dell'anno in cui le diverse religioni, le diverse persone che hanno credo differenti si riuniscono tutti insieme per celebrare la stessa festa, cioè cercando anche di togliere quel velo di ipocrisia che c'è durante tutto l'anno. Il Natale per me è un momento di gioia e di amore dove tutto l'odio e il rancore verso ogni persona viene messo da parte. Ragazze, cos'è il Natale per voi? È magia! E adesso un augurio da una persona molto speciale. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Secondo B, che volete dire a tutti? Buon Natale! E che è fantastico proprio! Che si fa piccolo veramente, per farci capire che nella semplicità, nella piccolezza nasce Gesù. Che ci vuole dire? Che bisogna essere così, bambini, semplici, gioiosi e luminosi. Buon Natale dagli ex alunni. Buon Natale! Ragazzi, che ci dovete dire? Buon Natale! Buon Natale! Il Natale mi scalda il cuore in tutti i sensi ed è la gioia della famiglia e degli amici. Buon fine settimana. Buone feste. Buon Natale. Buon anno. Ciao e grazie. Noi del giornalino volevamo augurarvi anche voi buon Natale e buone feste. Buon Natale. Buon Natale.